Bentrovati a tutti i nostri telespettatori con il nostro spazio dedicato ai messaggi elettorali a pagamento. Con noi in studio oggi alcuni dei candidati al Consiglio Comunale nella lista Polo Civico. Partiamo immediatamente lasciando la parola e rivolgendo una domanda al candidato al Consiglio Comunale, Mauro Campidonico. Ecco, assessore, durante questa amministrazione lei ha ricoperto anche l'assessorato alle manutenzioni. Quanto è stato fatto per i lavori alle barriere architettoniche in città? Sì, possiamo constatare da cittadini quelli che sono i disagi che si vivono quotidianamente per quelli che sono, diciamo, i servizi che mancano al cittadino normodotato. Possiamo vedere, diciamo, la mancanza di una certa frequenza per quelli che sono i trasporti dei pullman del comune, altri disagi che sono quelli della viabilità. Abbiamo visto i disagi per quello che riguarda le buche, le perdite idriche, illuminazione, eccetera, eccetera. Ma un impegno che ci abbiamo messo principalmente nel lavoro che abbiamo fatto in questi 4 anni è quello che nella realizzazione della viabilità sia pedonale che stradale, l'attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche. È una cosa a cui ci tenevo particolarmente, è stato frutto anche di riunioni, incontri che si sono avuti con il tavolo tecnico delle barriere architettoniche che era stato costituito 2 o 3 anni fa al Tribunale, alla presenza di tutti i professionisti, architetti, geometri, ingegneri, a questo tavolo tecnico è stato dato un seguito con un corso finanziato dalla Fondazione Carici e da un finanziamento di altri 5.000 euro da parte della provincia ottenuti tramite il consigliere Alvaro Balloni. Era un corso che è durato un mese, tenuto dall'architetto Vescovo, il quale è uno studioso per quello che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche e c'è stata una forte partecipazione sia dalla parte del dipendente comunale sia dei liberi professionisti. Per quello che riguarda i lavori che sono stati fatti in questi 4 anni, possiamo ricordare in particolar modo quello che è stato il percorso pedonale di via Achille Montanucci, che non esisteva. È tutto, diciamo, realizzato con lo scopo di non creare barriere architettoniche, come quello in via Terme di Traiano, ultimo con il quale poi ho collaborato con Marco Bertella, che è un ragazzo candidato nella nostra lista, è quello del percorso che va da Piazza Verde, Viale Garibaldi fino a Varco Fortezza, via Cialdi e via, la via parallela dove c'è la posta, che adesso non mi ricordo come si chiama. Lì abbiamo realizzato un percorso pedonale che è molto funzionale. Abbiamo realizzato tutte quelle diciamo, rampe con i disabili, sempre sotto poi l'indicazione di Marco, cercando di realizzare il meglio possibile, evitando poi, ecco, magari senza la collaborazione di una persona che vive la disabilità, uno può anche sbagliare, ma grazie, diciamo, al suo aiuto siamo riusciti a creare un percorso veramente dove non c'è più una barriera architettonica. Bene, dopo aver parlato con il candidato al Consiglio Comunale Mauro Campidonico per il Polo Civico, passiamo la parola al già preannunciato da Campidonico, candidato al Consiglio Comunale Marco Bertella. Buonasera. Ecco, Buonasera. iniziamo a dire che già è la seconda volta che lei si candida per cercare di Esatto. ricoprire la carica di consigliere Sì, comunale esattamente. all'interno dell'amministrazione di Civitavecchia. Un primo tentativo quando Saladini divenne sindaco e adesso invece abbiamo scelto il Polo Civico. Intanto partiamo dal come mai. Come mai? Beh, come mai è molto semplice, data la collaborazione che c'è stata con Mauro Campidonico, cioè soprattutto la sua disponibilità, che non ho trovato in altri assessori al comune, e questo poi mi ha spinto pian piano a avvicinarmi al Polo Civico. E questo mi ha dato soddisfazione, logicamente, perché è nata anche una buona amicizia con Mauro Campidonico e niente. E ho iniziato, insomma, questa campagna elettorale per la seconda volta, sperando, insomma, di poter ottenere un po' d'attenzione da parte dei cittadini di Civitavecchia proprio sull'argomento che Mauro giustamente manifestava. Ecco, abbiamo parlato infatti di barriere architettoniche, lavori portati avanti dall'assessorato ricoperto da Mauro Campidonico, a cui lei, nonostante all'interno dell'amministrazione comunale, quindi della macchina amministrativa, ha dato la propria collaborazione da semplice cittadino. Semplice cittadino, io non ho,
avuto nessun tipo di delega ai problemi dell'handicap, però dato che sono motivato a seguire questo argomento, logicamente è stato per me ugualmente importante seguire, cioè andare a bussare alla porta degli architetti e geometri che io conosco, insomma, tramite i giornali ho appreso i vari progetti in campo dell'amministrazione Moscherini e quindi ho cercato per quanto mi è stato possibile, insomma, seguire e cercare di far capire le mie esigenze, logicamente esigenze logicamente di tante altre persone che vivono le disabilità motorie. Disabilità motorie perché? Perché siamo quelle persone che logicamente abbiamo un impatto maggiore con questo problema delle barriere architettoniche. Capisco che la disabilità si suddivide in tanti aspetti. Io logicamente cerco di curare questo aspetto che mi coinvolge in prima persona. Ho cercato insomma di far capire come andavano fatti questi scivoli. Però logicamente c'è ancora molto da fare, non è che ho consigliato logicamente a Mauro e ai suoi collaboratori di realizzare il più possibile dei marciapiedi a raso per evitare questi fastidiosi gradini che vanno poi ad impedire alle sedie a rotelle di impattare contro queste fastidiose barriere, insomma. E che dire, logicamente io ormai sono 20 anni che uso la sedia a rotelle, ho un serio problema di salute e ho cercato in tutti i modi di far sentire la mia voce e mi sono occupato un po' di tutto, insomma, dagli impianti sportivi, per esempio come l'impianto di Via Maradona, che era privo di una particolare, cioè era privo di particolari attrezzature, e sono riuscito in qualche modo a fargli installare, a fargli acquistare questo sollevatore, insomma c'è stata tutta una collaborazione, però ecco, Civita Vecchia manca di attenzione, ecco. E ci sono altri impianti sportivi, ad esempio come Largo Caprera, e Sport Garden, stesso lo stadio del nuoto, cioè che va a significare questo? Che praticamente io che vivo questa disabilità motoria ho bisogno continuamente di comodità, cioè più delle volte mi trovo davanti degli impianti privi di comodità e magari ci puoi entrare, però poi dopo se devi accedere alla vasca, se ti devi fare una doccia e nonostante il tuo accompagnatore ti accompagna, insomma, quel percorso. Cioè alla fine poi siamo in due a trovarci in serie difficoltà. E logicamente come cittadino di Civitavecchia vivo 24 ore al giorno la città e volendo prendere un mezzo pubblico trovo difficoltà anche lì, cioè io ovunque vado trovo difficoltà. Se devo prendere un treno, un taxi, non c'è stata in questi anni la giusta attenzione. Per quanto riguarda per esempio i mezzi pubblici, anche se sono provvisti di apposite pedane, però queste pedane non sono in funzione, nel senso io ho provato qualche volta ad avvicinarmi e mi è stato detto o che le pedane erano rotte o che insomma per un qualsiasi altro motivo io non sono riuscito a prendere mai un mezzo pubblico a Civitavecchia. Purtroppo è una realtà e così. Una realtà sicuramente molto difficile, quindi ci saranno tantissime cose, qualora fosse eletto al Consiglio Comunale, da portare all'attenzione della futura amministrazione. Ma quello che mi interessa è realizzare un impianto, cioè un impianto per la riabilitazione in acqua, che è molto importante, cioè o adeguare uno dei quattro impianti o crearne proprio uno apposta con tutte le comodità necessarie per chi vive come me questi problemi. E logicamente mi piacerebbe poi, vabbè, dato che sono stato ricoverato in ospedale per tanti anni, mi sono reso conto che anche lì c'è ancora molto da fare. Per esempio, sono stato per parecchi mesi ricoverato al reparto di ortopedia dell'ospedale di Civitavecchia e mi sono accorto che sono privi di comodità anche lì, cioè sollevatori, bagni attrezzati. Io per esempio all'epoca feci
mi fecero la doccia su uno sgabello dentro al bagno, nonostante le difficoltà che avevo, e mi rendo conto che il nostro comune cittadino manca di comodità, ecco. E logicamente anche questa politica sul pronto soccorso di Civitavecchia, cioè più che pronto soccorso, lungo soccorso, perché devi stare per ore lì al pronto soccorso in attesa che qualcuno ti venga a visitare, insomma. E anche lì mi piacerebbe, insomma, portare dei miglioramenti. Cioè, adesso non posso dare per certo quello che farò, come troverò i fondi o se riuscirò poi a trovare dei consensi, farò la mia parte. Un impegno che si assume qualora trovasse quei consensi di cui parlava Sì, prima. io infatti mi impegnerò, insomma, insieme alla mia lista civica, insomma, al Polo Civico, di portare avanti questi problemi e logicamente di portare dei miglioramenti, ecco, alla mia categoria. Dato che siamo sempre un po' dimenticati e ricordati solo in certe occasioni di campagne elettorali, di slogan, insomma, tutte queste cose che sinceramente a me non è che fanno molto piacere, ecco. La disabilità si vive 365 giorni all'anno, non ci sono mezzi termini, insomma, per portare avanti questo discorso. Il problema c'è, esiste, e mi piacerebbe, insomma, occuparmene personalmente e cercare di portare, insomma, delle migliorie a questo settore. Un problema, quello della disabilità, che ha potuto riscontrare anche, faccio un esempio strano, quando si va a fare la spesa. Certo, è fondamentale l'accessibilità. Si può dire che se non c'è accessibilità non c'è integrazione. Infatti oggi Civitavecchia manca proprio di questa cultura. Io mi confronto giornalmente con molti negozianti, i quali mi dicono che spesso il comune Civitavecchia fa loro delle osservazioni, perché magari c'è chi vorrebbe mettere delle pedane fuori le proprie attività, però il comune logicamente, non so per quale motivo, forse è una questione di, non so, vecchie licenze che qua non si sposano bene poco tutte queste normative che ho qui davanti a me e che danno logicamente tutta la possibile tutti i diritti al disabile, logicamente al disabile motorio, di poter vivere e accedere in qualunque posto esso voglia andare, però sembra che a Civitavecchia non ci sia ancora questa cultura così che sposi pienamente la libertà, insomma, di vivere nella propria città. Un'ultima domanda prima di passare la parola a un'altra Un'altra candidata candidata, sì. al Consiglio Comunale per il Polo Civico. Perché scegliere il Polo Civico? Perché scegliere Marco Bertella? Ma io penso di avere, insomma, abbastanza esperienza per rappresentare questa categoria. Sono stato sempre una persona determinata e non mi sono mai tirato indietro a difficoltà, insomma. Quello che ho potuto fare l'ho fatto e continuo a farlo. Poi logicamente oggi faccio parte di questo Polo Civico e mi fa piacere aver conosciuto ancora di più a fondo Alvaro Balloni, è un uomo di esperienza, insomma. Si possono imparare tante cose, logicamente io sono agli inizi, ecco. E sono motivato a portare avanti questo discorso e spero di poter dare il mio contributo, Bene, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi e come detto grazie prima passo la parola ad un'altra candidata al Consiglio Comunale. Sara Costa, conosciuta a Civitavecchia per un altro ruolo ricoperto qui in città, da 15 anni, bene o male, amante dello sport cittadino, soprattutto pallavolista. È oggi conosciuta a Civitavecchia per la sua candidatura al Consiglio Comunale con il Polo Civico. Come mai questa scelta? Come mai questa scelta? Mi rendo conto, vivendo ormai da 25 anni qui a Civitavecchia, che
viviamo in una cittadina splendida, dalle potenzialità ancora inesplorate. Cioè, è una città veramente che potrebbe dare tanto ai giovani, agli anziani, a tutta la popolazione, che però nel tempo non, queste qualità non sono mai state sfruttate. E visto che mi è stata data la possibilità da Alvaro di poter partecipare a queste elezioni, ben volentieri ho deciso di accettare questa proposta. Sono una ragazza di 25 anni come tante, faccio sport e sono laureata in infermieristica e certo dalla mia vita finora non si evince una carriera politica. Però proprio per questo ho voluto inoltrarmi in questa avventura perché comunque Civitavecchia merita di meglio, merita che qualcuno la riscopra e la faccia crescere, diciamo. Ecco, in che modo, secondo te, visto dal punto di vista di un giovane, come potrebbe cambiare Civitavecchia? Di che cosa ha bisogno? Ovviamente in questo periodo si è sentito tanto parlare di lavoro per i giovani, ma non solo questo, magari possiamo dire divertimenti, lo sport, ma non solo per i giovani, per tutte le età, cioè, comunque sono degli ambienti che devono essere approfonditi. E Alvaro penso che sia la persona adatta a questo, insomma, voglio dire, il Polo Civico è fatto di persone splendide, persone preparate e persone che possono dare tanto alla città, hanno esperienza e mettono passione nel loro operato. Cioè, guardando queste persone che mi hanno coinvolto in questa avventura, vedo proprio la passione, viene messa passione in quello che fanno e la passione, secondo me, è una delle caratteristiche fondamentali che deve avere una un politico, diciamo, ma qualsiasi persona che decide di intraprendere qualcosa. Una passione che ti hanno contagiata, Sì. tanto da spingerti alla candidatura, soprattutto in un periodo storico per tutta l'Italia dove i giovani sempre di più si stanno disinnamorando della politica. Sì, infatti tocchi, come diciamo, una ferita aperta. Diciamo che era un periodo veramente che mi stavo allontanando da questo mondo, diciamo, delusa sia dalla situazione nazionale che cittadina. E è proprio per questo che ho deciso magari di dare il mio apporto per migliorare questa situazione e soprattutto vedendo in Alvaro quella trasparenza che secondo me dovrebbero avere tutti i candidati i candidati appunto nella carica di sindaco, ma in generale nell'ambito politico italiano. Questa trasparenza manca perché comunque le persone pensano sempre comunque che ci sia qualcosa dietro, ormai non c'è più fiducia. E è questo che Alvaro mi ha ispirato, una grande fiducia. Ecco, cosa faresti appena entrata in consiglio comunale? Ah beh, sicuramente portare avanti comunque come posso dire, lo sviluppo dello sport, magari la costruzione di strutture, cioè c'è bisogno di più strutture secondo me in città, che magari possono essere fruite anche da quelle persone che magari non hanno i mezzi per fare uno sport, magari gestiti dalle stesse società sportive che sono presenti, magari che diano la possibilità a 360 gradi a tutti di poter partecipare alla vita sportiva cittadina. Ecco, invece parliamo tanto di sviluppo occupazione, oltre allo sport che abbiamo visto non è soltanto un hobby o un modo per distrarsi sia per i giovani che per i non più giovani, chiamiamoli così, da dove potrebbe passare ancora lo sviluppo e l'occupazione soprattutto per giovani della tua età? Beh, certo, intervenendo in tutti quegli ambiti che la città offre, passando dal porto allo sviluppo dell'artigianato, comunque sia, e attraversando un po' tutte quelle potenzialità che Civitavecchia offre e che ancora non sono state sviluppate, perché comunque cioè, c'è tanto da fare, tanto da sistemare e i giovani possono essere coinvolti in questa ricostruzione, diciamo, possiamo chiamarla ricostruzione della città. Ecco, qualcosa, aspetta, stacca dal mio eco, ricordo. Possiamo intervenire mentre uno dei vari. Io posso soltanto dire comunque se gli amici cittadini mi daranno fiducia, come è nel mio carattere da sportiva che metterò tutta me stessa per raggiungere gli obiettivi. E
e ascolterò le persone che mi sono intorno per migliorare quegli ambiti che si sentono magari carenti. E visto che sono una persona, credo, abbastanza tenace, comunque venendo da un ambiente sportivo, il carattere è quello, insomma, anche un po' testarda, farò tutto quello che è nelle mie possibilità per migliorare la nostra città. Bene, io la ringrazio tantissimo per essere stata con noi e passerei la parola invece ad una rappresentante del polo civico, dato che non si è candidata al Consiglio Comunale. Bene, rappresentante del polo civico, Valentina Fogone, giovanissima, tra l'altro giovanissima 30 anni. imprenditrice, vorremmo dire così. Sì. Mi Intanto cosa ti ha spinto ad avvicinarti al polo civico? ha spinto ad avvicinarmi al polo civico perché in questo periodo, come diceva prima Sara, c'è tanto disamore per la politica, tante delusioni, tante chiacchiere e pochi fatti. Invece, leggendo il programma di Alvaro e conoscendolo personalmente ho visto un serio impegno da parte sua, un amore verso la sua città che negli altri non vedo. Anche Mauro Campidonico e tutti i candidati della lista, che bene o male ho conosciuto quasi tutti, sono persone semplici che hanno voglia di cambiare e di fare qualcosa di meglio per la propria città. Mi è piaciuto molto il programma del Polo Civico perché parla di turismo, di sviluppo, di economia e da commerciante e piccola imprenditrice quale sono. Per me è importante un programma che praticamente cerca di migliorare la città. Di problematiche a Civitavecchia ce ne sono tantissime. Io vedo i turisti, anche perché è un locale al centro, vedo i turisti scendere dalle navi, passare, andare alla stazione e andare via. Girano per la città, sembrano dei fantasmi, trovano quasi tutto chiuso e ci sono quei pochi locali che sono lì che praticamente non possono sfruttare le loro potenzialità. Ora, loro parlano di turismo, di riqualificazione del porto, cercano comunque di tenere i turisti in città e questo lo possono fare in varie maniere, in varie situazioni. Oltre a queste problematiche ce ne sono altre. Loro parlano nel loro programma di semplificare la burocrazia. Io mi ricordo 8 anni fa quando aprii il mio locale, ci misi un'eternità per richiedere tutte le certificazioni, tutti i permessi. E sinceramente, se loro riescono a fare questa cosa per noi giovani è importante, perché un giovane che si vuole affacciare sul mondo del lavoro, avere una semplificazione a livello burocratico aiuta tantissimo. Sara parlava di divertimenti per i ragazzi. Qua c'è poco, magari riuscendo un attimino a trovare delle persone, come ho visto, che sono interessate, chi per i divertimenti, Marco per quanto riguarda le barriere architettoniche, comunque anche se mi ripeto, sono persone semplici e che cercano comunque di migliorare, cambiare per migliorare lo slogan del Polo Civico, a me è piaciuto tantissimo. E io da esterna cercherò di proporre questa cosa, di parlare con la gente, di cercare di dire che nel polo civico trovano un cambiamento e troveranno sicuramente un miglioramento. Tra l'altro, da piccola imprenditrice che sei, potrai sicuramente proporre qualcosa proprio per migliorare, cercare di aiutare la piccola e media impresa che lo abbiamo visto Certo. sia dall'alto fino a ripercuotersi qui a Civitavecchia, sta soffrendo tantissimo. Si parla addirittura ormai piccoli imprenditori non sono più in grado di far fronte alla tantissima quantità, di tasse e bollette che devono Assolutamente, pagare. assolutamente siamo ipertassati, siamo ipercontrollati, cioè le istituzioni, partendo dall'alto, parliamo quindi dallo statale fino al comunale, ci distrugge tra controlli e tasse. Sono destinate a morire le piccole e le medie imprese e io, trovandomi in quel settore, cerco di fare quanto di più sia possibile per Ecco, non morire. parlando da imprenditrice, hai davanti a te la possibilità in questo momento con i vari rappresentanti i candidati del Consiglio Comunale del Polo Civico, hai avuto modo di interfacciarti con loro. Quale potrebbe essere un'idea che ti è venuta in mente per poter aiutare la tua categoria, anche parzialmente? Parzialmente io partirei dal porto. Fuori al porto c'è un box che è gestito dai ragazzi del Benedetto Croce, quindi le scuole cercano di far affacciare i ragazzi al mondo del lavoro.
Secondo me, partendo dal porto, cercando di non mandare i turisti solo a Roma, ma facendogli fare dei tour enogastronomici in città, cercando comunque di interessarli alle nostre zone archeologiche, che non ne abbiamo poco. Civitavecchia è zona comunque etrusca, c'ha una certa valenza storica. E quindi cercando di organizzare questi tour che possono essere storia, cibo, arte, tenerli qua e cercare di aiutare gli imprenditori come me o come tanti altri che cercano comunque di sopravvivere a questa cosa e soprattutto dando una valenza storico-culturale a Civitavecchia che effettivamente secondo me ce l'ha. Quindi tu hai trovato caratteristiche utili a, non soltanto alla tua categoria, ma anche a te come persona, come giovane, certo. All'interno del polo civico. Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Grazie a voi. Prima di chiudere lasciamo la parola al candidato a sindaco del polo civico per spendere due parole sui candidati al consiglio comunale che compongono la lista del polo civico e non soltanto a loro, anche dei rappresentanti. Lo abbiamo visto già nella puntata precedente, una rappresentante del polo civico, Maria Silvia Marri, che ha speso due parole per elogiare l'operato di questa lista e lo abbiamo visto oggi con Valentina. Ecco, lei cosa pensa della sua squadra? Ma io penso che questa campagna elettorale ci ha fatto scoprire persone splendide, molto più di quello che poi in passato abbiamo potuto constatare. Civitavecchia, lo diceva appunto chi è intervenuto prima di me, ha grandi potenzialità, è una città che veramente può dare molto, può offrire molto, è una bellissima città e ha persone splendide. Noi abbiamo fatto una lista di persone pulite, persone che hanno un unico interesse, quello di far crescere e migliorare questa città. E lo vediamo dai loro interventi, lo vediamo, sono interventi di persone che hanno tutti una sensibilità, hanno una professionalità, hanno una loro cultura, che vogliono mettere a disposizione della città di Civitavecchia per farla veramente diventare una città, diciamo, degna di attenzione, una città ammirata e invidiata dalle altre cittadine. Quindi noi dobbiamo fare in modo che Civitavecchia cresca. Per crescere c'è bisogno del consenso della gente. Se noi avremo quel consenso, che speriamo il 7 maggio possiamo verificare ci sia, noi daremo molto a questa città, perché la nostra storia lo insegna. Noi non siamo persone che promettono in campagna elettorale, che fanno politica 30 giorni durante il periodo della campagna elettorale. Noi ci impegniamo, come già detto chi mi ha preceduto, appunto, credo Marco Bertella, noi ci impegniamo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Cerchiamo con la nostra serietà, la nostra coerenza, la nostra affidabilità di dare il massimo a questa città. Per esempio, in questi giorni si parla molto di trasparenza. Beh, la trasparenza noi credo che abbiamo dimostrato di applicarla sempre. Chiunque ci sta vicino sa quanto siamo trasparenti, quanto teniamo poi a questa cosa e quanto veramente non temiamo il confronto con nessuno, ma addirittura possiamo essere esempio per gli altri. Quindi, ecco, io devo dire grazie non solo ai candidati che appunto si stanno impegnando al massimo in una campagna elettorale difficilissima, perché 9 candidati sindaco, 27 liste, circa 700 candidati, quindi è veramente una campagna elettorale durissima, ma anche a tutte quelle persone che, pur non essendo candidati, e vogliono portare il proprio contributo per appunto dare anche loro, diciamo, un qualcosa a questa città, essere protagonisti di questa campagna elettorale, raggiungere quel risultato che dobbiamo raggiungere. Quindi ci dobbiamo credere. Fino al 7 maggio noi faremo, diciamo, una campagna elettorale 24 ore su 24. Non abbiamo persone che vengono dall'esterno a sostenerci, abbiamo le nostre forze, i nostri concittadini, quindi giovani, anziani, persone che credono appunto che si può cambiare in meglio. Ripeto, è una cosa che dirò all'infinito: si può cambiare e in meglio, perché purtroppo in questi anni, in questi, diciamo, anni che ci hanno preceduto, molte volte si è cambiato, vari consigli comunali si sono, diciamo, poi succeduti, portando sempre persone nuove, ma non hanno portato la qualità, quella sensibilità e quella passione che appunto è necessaria poi per dare una risposta concreta alle aspettative dei cittadini. Noi abbiamo fatto una lista di persone appunto che non mirano ad interessi particolari, mirano allo sviluppo di Civitavecchia, mirano a dare una risposta agli anziani, ma soprattutto ai giovani, a dargli loro la certezza di un futuro in città, non di una vita da pendolari. Quindi puntiamo su questo, puntiamo sul loro consenso per dare loro quelle aspettative, risposte a quelle aspettative che si aspettano dalla politica, fare in modo che ci sia un riavvicinamento,
un dialogo continuo tra appunto il cittadino e le istituzioni, perché questo è fondamentale e necessario. Non per niente lo abbiamo scritto sul nostro programma, lo abbiamo detto già in altre trasmissioni. Tutte, dico tutte, quei problemi, quei progetti, quelle proposte importanti che servono per cambiare Civitavecchia veramente e per 50 anni, per 60 anni, saranno tutti portati all'attenzione della città. Laddove ci sarà necessità, noi arriveremo anche a fare un referendum vincolante per tutti quanti. Quindi le scelte poi che usciranno da quel referendum dovranno essere scelte vincolanti, non come è successo nel passato, molto spesso si sono fatti e poi non se ne è tenuto conto. Si sono fatte cose diverse da quelle che poi erano le indicazioni che venivano dalla città. Noi per esempio per quanto riguarda l'abbattimento dell'inquinamento, noi puntiamo molto ad abbattere l'inquinamento, a far crescere questa città dal punto di vista dell'economia e quindi occupazionale, puntiamo molto a sicurezza e legalità, però ecco, per esempio, per abbattere l'inquinamento, per intervenire su problemi fondamentali, non basta una proposta, non basta l'idea di un sindaco o di un'amministrazione. C'è necessario di confrontarci con la città perché dobbiamo scegliere tutti insieme. E la scelta che vince, la scelta che poi sarà quella che prevarrà sulle altre proposte, dovrà essere quella vincolante per tutti. Al di là di chi lo ha proposto, al di là da chi lo ha detto, però è la scelta della città e deve essere rispettata e soprattutto attuata. Quindi io dico ancora grazie ai candidati, dico grazie a tutte quelle persone che intendono dare il loro contributo e Civitavecchia sono convinto che sarà riconoscente e ci darà la loro fiducia. Bene, io la ringrazio tantissimo per essere intervenuto, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.